sepolte senza pagine di storia, ma adesso c'è Ted che ce lo racconta. Uomini e donne senza gloria, figli di un'Italia senza memoria. La fuga di Kappler. Herbert Kappler è stato un ufficiale nazista e criminale di guerra, capo della Gestapo a Roma durante la Seconda Guerra Mondiale. Tra l'altro fu tra i principali responsabili dei rastrellamenti peggiori avvenuti nella capitale e della strage delle Fosse Ardeatine, oltre che del furto della riserva aurea della Banca d'Italia e della liberazione di Mussolini quando all'indomani dell'8 settembre venne confinato sul Gran Sasso. Ecco, Herbert Kappler è al centro di uno dei misteri più inquietanti della storia d'Italia, che si intreccia peraltro con altri grandi misteri, come ad esempio quello riguardante il memoriale di Aldo Moro. Dopo la Seconda Guerra Mondiale viene condannato all'ergastolo in Italia e dichiarato prigioniero politico, status che gli garantisce il diritto alla fuga. Nel 1977 viene ricoverato all'ospedale militare del Ceglio ed è proprio da qui che evade nel luglio di quell'anno per tornare a vivere tranquillamente in Germania, dove starà fino alla morte rilasciando anche numerose interviste. Quello che in realtà avvenne è che Kappler non scappò, ma venne materialmente riconsegnato alla Germania attraverso una operazione organizzata dall'Anello, una struttura segreta chiamata anche Noto Servizio, che obbediva a Giulio Andreotti e che, similmente a Gladio, doveva contrastare l'avvento del comunismo in Italia. Un motivo della restituzione di fatto di Kappler alla Germania pare possa essere stata un cospicuo prestito in denaro all'Italia negoziato tra i due governi alcuni mesi prima della fuga. In Germania, infatti, Kappler era molto ben visto dall'opinione pubblica, che premette per riaverlo in patria.